Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo, questo che hai sentito è il cosiddetto flamenco slap. È stato definito così, forse l'avevo letto la prima volta sul metodo bellissimo di slap di Sklarevski, difficilissimo da leggere, The Slap Bass Program, un metodo davvero, davvero bello, su cui io ho studiato tantissimo, molto più che sullo slapit, secondo me era molto meglio quel metodo. Il flamenco slap in cosa consiste? Innanzitutto ringrazio Luigi Savino che mi ha chiesto delle delucidazioni. A me piace sempre rispondere se posso, e quindi non era ben chiaro com'era questo movimento, e andiamo a vederlo insieme, almeno come lo interpreto io. Questo qua è l'esercizio numero 47 del mio metodo Easy Slap. Siamo già verso il fondo, infatti si prendono già delle tecniche particolari. In cosa corrisponde flamenco slap? In questo colpo dato con le unghie delle dita, praticamente in questa maniera, e va ad essere a tutti gli effetti delle ghost note in questo esercizio. Poi dopo invece si andrà anche a colpirle con le note reali, però per iniziare ad impostarle molto lentamente dobbiamo andare ad alternare un movimento, un colpo in hammer. Inizialmente vado a lavorare sul La e sul Sol, e poi andrò sul Fa e sul Mi per cambiare anche corde. Quindi vado a fare con l'hammer, già qua non è facile comunque fare questa cosa qua, ci va molto controllo dita martelletto e scendere bene sulla nota La. Poi ho il flamenco, quindi il colpo dato in giù proprio in questo modo qua, non so se si vede, non deve essere troppo dentro le corde perché altrimenti ti blocca la mano, deve andare abbastanza leggero, anzi più leggero possibile. Quindi adesso l'ho sbagliato, il terzo movimento invece è uno strappato, un pluck sulla corda di Sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi il terzo è ancora un ottavo e poi c'è una pausa di un ottavo, quindi è un po' come se ti fermassi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4. Ok, dobbiamo fare La, Sol, quindi poi cambiamo corda, andiamo a prendere questo Fa e lo alterniamo al Mi. E poi ripartiamo. Ok, quindi una volta che hai capito il movimento di base, poi infatti dopo ci giocherò soprattutto sul tempo. Questo 4 che io contavo lungo, in realtà poi in alcuni altri esercizi, tipo quello dopo, andiamo a mangiarcelo e giocare sui tre suoni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma poi lo vedremo poi prossimamente in un altro video. Nel frattempo ringrazio ancora Luigi e invito anche chi ha il mio metodo, se ha qualche dubbio o qualche perplessità, di scrivermi, che così magari preparo degli altri video dove spiego un pochettino e cerchiamo di togliere alcuni dubbi, ma soprattutto ci divertiamo con il basso. Grazie ancora e noi ci vediamo poi al prossimo video.